ingredienti che ci occorrono per preparare delle fantastiche arancine light, senza burro, ma estremamente golose, fidati di me, sono 200 g di riso, 300 ml di acqua bollente, 125 ml di besciamella, questa è fatta in casa e trovi anche la ricetta sul canale. Poi il ripieno è a scelta, nel senso che solitamente gli arancini al burro intanto sono fritti, questa è la premessa che voglio farti, e la mia versione sarà al forno. E poi sono o al prosciutto oppure con il salmone affumicato. Ti posso assicurare che sono veramente fantastici. Io oggi andrò ad utilizzare proprio il salmone, quindi starà a te scegliere tra i due. In entrambi i casi, sia se utilizzi il prosciutto sia se utilizzi il salmone, 150 grammi. Poi abbiamo il parmigiano, che tu dirai con il pesce non ci sta, invece ti posso assicurare che in entrambi i casi è la morte sua. Poi due mozzarelle, spezie, quindi peperoncino, curry, quello che preferisci, quanto basta, e una sottiletta. Inoltre non preparerò alcun tipo di pastella perché l'ho fatta in passato e non mi sono trovata bene, quindi andremo ad impanare i nostri arancini con solamente del pangrattato. Cominciamo semplicemente con il cuocere il riso, versandolo all'interno del pentolino con l'acqua. Copriamo con il coperchio e proseguiamo la cottura per 10 minuti, e quindi fino a quando l'acqua si sarà asciugata. Ed ecco pronto il riso, che si presenta in questo modo una volta cotto. Adesso andiamo ad inserire gli altri ingredienti, cioè il curry, quindi le spezie, e la curcuma, che andremo a sostituire allo zafferano, e costa anche di meno. Inoltre ha proprietà antiossidanti, quindi fa anche bene e conferirà al nostro riso il colore giallo tipico degli arancini. Comunque, se mi segui già da tempo, saprai bene che io già avevo fatto la ricetta degli arancini, però questa è una versione provata e riprovata ulteriormente fino ad ottenere praticamente la perfezione. Ho voluto ricondividere con te la mia esperienza al riguardo. Poi una sottiletta che solitamente non c'è nell'arancino, quindi se sei siciliano, non mi tirare qualcosa dallo schermo, lo so benissimo, figurati che ci va il burro, ma l'andremo ad utilizzare come legante per unire il riso. Cosa che però ti posso dire, perché io ho provato anche un'altra versione, E qui i miei conterranei si rivolteranno. già lo so. Però ti posso assicurare che sono venuti veramente eccezionali. E sto parlando del couscous. Sì, hai capito bene. Al posto del riso utilizzare il couscous. Però io, per non stravolgere troppo la ricetta, sto utilizzando il riso. Però fidati, fidati che ne vale la pena anche col couscous. Tu prova e poi, se mi dai ragione, mandami la foto in direct su Instagram. Mi trovi con il nome di Rex Fornelli. Ti ricordo che ho da poco inoltre aperto un canale Telegram dove tu mi potrai chiedere ulteriori informazioni riguardo la ricetta, potremmo chattare in tempo reale, mi potrai dare consigli sui nuovi video e molto altro ancora. Trovi il link giù nell'info box. Ma continuiamo con la ricetta, se no mi perdo in chiacchiere. Besciamella. Ora tu ti starei domandando: ma Irene, perché non stai facendo l'arancino e poi ci metti di dentro il ripieno? Perché la parte esterna rimane asciutta. E questo è un dato di fatto. E quindi non vengono bene. Invece in questo modo
vengono la fine del mondo, perché tutti gli ingredienti sono ben amalgamati e nell'arancino si trova di tutto. Cioè, non è che in un punto si trova qualcosa e nell'altro no. Mozzarella, aggiungiamo il parmigiano e vedrai alla fine come filano. È una cosa impressionante. E poi sono anche facili da preparare perché tutto in un unico pentolino. Cioè non vai a sporcare. Vabbè, quello della besciamella, ma a parte quello non c'è nient'altro. Che goduria! C'è già fila da qua perché ovviamente il riso è caldo. In ultimo andiamo ad inserire il salmone. Il mio consiglio è di utilizzare un salmone di qualità, perché poi va ad inficiare sulla ricetta e quindi sugli arancini. Per quanto concerne invece il nome arancino, arancina, arancine, via discorrendo, sì, il nome cambia di luogo in luogo, però ti posso assicurare che il sapore resta ed è quello l'importante. Infatti io nel titolo ho messo un gioco di vocali proprio per questo motivo. Mescoliamo bene. Tutto il riso prende anche il sapore del salmone. Perfetto! E siamo pronti per formare le nostre arancine. Adesso, molto semplicemente, andiamo a prendere un po' del nostro composto di riso e guarda com'è facile, e formiamo le nostre arancine. Vedi com'è semplice? Le impaniamo nel pan grattato. Ed io, come ho detto all'inizio, non utilizzo la pastella perché la pastella si impiccica alle mani, fa un disastro che non ti dico, ma non conclude niente. Invece in questo modo la parte al di fuori rimane croccante, mentre quella interna rimane morbida. La dimensione delle arancine è come un palmo di una mano. Questa è inoltre un'ottima ricetta da servire a Natale, o come antipasto, o come primo, o come secondo, a seconda delle altre portate del tuo menù. E ti posso assicurare che farai un figurone con i tuoi ospiti, che ti chiederanno la ricetta. Aspetto veramente tante foto di queste arancine. A me ne sono venuti 5, ma il mio consiglio è ovviamente di raddoppiare le dosi. Irroriamo con abbondante olio, che aiuterà a formare la crosticina sui nostri arancini, e cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. No vabbè, ma guarda che belli che sono venuti, veramente strepitosi. Ed adesso ne andiamo ad aprire uno. Guarda come fila, visto? Ta-da-da-da. che buono. Che bontà infinita! Io me lo calo tutto. Anzi, faccio il bis. Se la ricetta ti è piaciuta, mi raccomando, condividila sui tuoi social, regalami un like ed iscriviti ovviamente per non perdere altre ricette golose come questa. Sembrano fritte quando sono cotte al forno, veramente croccanti. Provale. Ti volevo dire che ho finito la prima arancina, in me che non si dica, in 5-10 minuti l'ho finito. È la fine del mondo, sono la fine del mondo, veramente, guarda. Sono squisite. Quante volte l'ho detto? Non lo so. Ma apriamo quest'altra, vediamo come si presenta all'interno. Questa fila ancora di più, guarda. No, vabbè. Io vado a mangiare.